Vorrei non ricordare nulla, ho temuto di morire, sono un miracolato. Parla a Teleregione Nicolino Berardo, il vice direttore della BCC di Gambatese, accoltellato da un collega. Non me la sento di perdonarlo, dice, tra noi mai uno screzio. Detenuto del carcere di Campobasso prende a morsi quattro agenti di custodia, a uno stacca una parte di orecchio. Il sindacalista Di Giacomo, gli psichiatrici non dovrebbero stare in cella. Altri 21 positivi al Covid in Molise, il sindaco di Isernia isola la casa di riposo Maria Gargani fino all'esito dei tamponi effettuati su ospiti e personale. La decisione dopo la positività di un paziente. Commossa la responsabile della struttura, i miei collaboratori sono eroi. A Campobasso la rabbia dei titolari di ristoranti e bar, la protesta davanti al Consiglio regionale. Presidente Micone prende l'impegno di portare le istanze all'attenzione di Tom. Venerdì, nuovo incontro. Il governo intanto approva il decreto ristori. Viadotto Sente, il presidente della provincia di Isernia Alfredo Ricci, abbiamo inviato all'ANAS il responso definitivo dell'ente di Via Berta, ma la vera sfida giunge il reperimento dei fondi per la messa in sicurezza della struttura. Calcio Serie D, il tecnico dell'Olimpia Agnonese crede nell'impresa salvezza. Ora siamo competitivi per giocare alla pari quasi con tutti. Campobasso inarrestabile, Cogliati si gode gol e prestazione. Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione di Teleregione. Subito la cronaca con le parole di Nicolino Berardo, vice direttore della BCC di Gambatese, che ricorderete è stato accoltellato da un collega qualche settimana fa. Vorrei non ricordare nulla, dice, sono un miracolato, non me la sento di perdonarlo, poi dice in riferimento al suo aggressore, tra noi mai uno screzio. Ma ascoltiamolo nel servizio di Pierluigi Boragine. Ripercorre quei drammatici momenti con grande lucidità, ammette di aver temuto di morire e almeno per ora non se la sente di perdonare il suo aggressore. Sono un miracolato, dice Nicolino Berardo, vice direttore della BCC di Gambatesa, aggredito probabilmente con un taglierino da un suo collega lo scorso 8 ottobre. Con il supporto della famiglia e del suo legale, l'avvocato Gian Federico Cecanese, ricorda quegli interminabili secondi. Senta, cosa ricorda di quei drammatici momenti? Vorrei non ricordare nulla, considerato il fatto che la notte mi vengono in mente un unico fotogramma del purtroppo collega che si posiziona dietro le spalle, io ero seduto, lui in piedi, che mi alza la testa e fa il gesto, purtroppo, che vorrei tanto non ricordare, di sgozzare la gola. E poi questa è l'immagine frequente che mi viene durante la notte. Poi ricordo che ho tentato di difendermi in qualche modo, io con la mano sinistra prendo la gola per fermare l'emorragia, cerco di alzarmi, ma lui continua a infierire con i pendenti dietro la schiena, dietro la nuca. Poi per fortuna è intervenuto il collega Giovanni Tommasone, il direttore, e poi non ricordo più. Senta, cosa crede che abbia spinto il suo collega ad aggredirla? C'erano stati dei precedenti, delle avvisaglie? Assolutamente no, ed è quella la cosa più strana che mi lascia perplesso. Non c'è mai stato nessuna avvisaglia. Ma addirittura io quel giorno, i giorni precedenti, lunedì, martedì e mercoledì, non ero stato neanche in filiale, rientravo proprio il giovedì mattina, e con il Diteco io ho detto soltanto buongiorno e stop. Poi dopodiché l'ho rivisto, l'orario preciso, come ho avuto già modo di riferire, erano intorno alle 3:30, alle 4, che lui viene da me per chiedermi delle informazioni operative per un'operazione che doveva fare. Io ero impegnato, gli dico, guarda Angelo, non ti preoccupare, adesso mi procuro quello che è necessario, poi eventualmente ti chiamo. E ho continuato a lavorare, a fare, diciamo, quello che di routine faccio ogni giorno, quindi il mio lavoro, fino a verso le 5:55, lo chiamo io. Nel frattempo però lui lo vedo due o tre volte che prova ad entrare in ufficio così, ma io non do peso a questi gesti. Sapevo che lui voleva queste notizie, quindi ho detto vabbè, sta provando ad entrare perché vuole vedere se sono libero per discutere di questa operazione. E poi io verso le 5:05 lo chiamo, lui viene in ufficio e gli dico, guarda Angelo, mi sono procurato il manuale per il servizio post che devi mettere, però visto che tu già hai messo due post, quindi anche se hai difficoltà segui il manuale, mentre lui era posizionato di fronte a me, quindi dalla scrivania.
Mentre io dicevo questo, fa il giro della scrivania, si posiziona prima sul mio lato sinistro, ma nessuno screte, cioè stavamo parlando come due colleghi, ma nel vero senso la parola, c'è una cosa impressionante. Lui si posiziona alla mia sinistra, dopodiché, neanche dopo 2 secondi, dietro la schiena, ma non c'è, ma tra parentesi, nell'arco, diciamo, lui è dipendente dalla BCC di Gamba Tesa dal 2013, perché la Gamba Tesa ha incorporato la Molisana, quindi lui era prima dipendente dalla Molisana. Quindi io lo conosco relativamente dal 2013 e in maniera quasi continuativa da un anno e mezzo, perché è un anno e mezzo che sta a Gamba Tesa, prima stava nelle altre filiali, ma mai avuto nessuna discussione. Anzi, quando stava a Colletorto, spesso e volentieri siamo andati a mangiare anche insieme al ristorante là a Colletorto. Quindi, sinceramente, io continuo a domandarmi che cosa gli è scattato. Senta, Non lo so. vice direttore, ha temuto per la sua vita? Purtroppo sì, ma tanto. E quando sono andato in ospedale, la conferma me l'hanno dato i dottori, che mi hanno detto che sono stato miracolato. Chiedo scusa, ma Le siamo pur essendo vicini. grande, comunque è una condizione che ti tocca. E purtroppo sì. Senta, con il tempo sarebbe pronto a perdonare? Non lo so perché io non ho fatto nulla. Riuscissi almeno a capire le motivazioni, riuscissi a capire almeno quali sono le motivazioni. Sinceramente ho paura perché se non ci sono motivazioni, io sinceramente temo perché non è il momento in cui litighi, per cui voglio dire, invece ti un gesto di quel momento, ma il problema è che non essendoci nessun movente, io sinceramente se questo. Temevo il discorso dei domiciliari perché che ne so. Cioè io, tra parentesi, abito a Pietacciate, quindi sono a 3 km da casa mia, quindi lascio immaginare. Forse in questo momento per dichiarare, cioè per dire se sarei disposto a perdonarlo o meno, è troppo presto. Vedere quell'immagine di un collega che ti si mette dietro le spalle, che alza la nuca e fa il gesto dei talebani, solo in televisione. Oppure su YouTube, si vede. L'aggressore intanto resta in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Il tribunale del riesame ha infatti rigettato la richiesta dei domiciliari presentata dal suo legale. Episodio di violenza questa mattina anche al carcere di Campobasso. Un detenuto nigeriano psichiatrico ha aggredito a morsi 4 agenti di custodia, uno ha strappato un pezzo di orecchio. L'uomo è stato trasportato urgentemente al Cardarelli per le cure. La denuncia arriva dal segretario del sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo, che abbiamo in collegamento telefonico con noi per maggiori dettagli e per rilanciare la sua denuncia. Di Giacomo, buon pomeriggio, benvenuto al TG di Teleregione. Grazie, grazie a voi e grazie dell'ospitalità. Allora, ancora un episodio di violenza in carcere a Campobasso, violenza brutale in questo caso. Sì, in realtà ho appena chiuso il telefono con il pronto soccorso. Ci sono 5 persone, 5 poliziotti penitenziari ancora in pronto soccorso per accertamenti del caso e di un collega ha avuto un morso all'orecchio, una parte gli è stata staccata e pare che addirittura. Che il detenuto, questo detenuto nigeriano, che non psichiatra, l'abbia mangiato, l'abbia ingoiato. Questo riapre il tema dei detenuti psichiatrici all'interno degli istituti italiani che noi da tanto tempo stiamo denunciando. Evidentemente è una situazione pesantissima e che evidenzia come ci sia un disinteresse da parte dell'amministrazione penitenziaria nei confronti delle carceri. Un detenuto psichiatrico non dovrebbe stare in carcere, ma dovrebbe stare nei centri apposta che purtroppo sono tutti quanti pieni e noi ci ritroviamo ad affrontare ma non poter gestire
queste situazioni che non sono gestibili nel carcere in via ordinaria. Servono strutture adeguate, servono terapie, e di questo io ho già parlato per telefono col capo dell'amministrazione penitenziaria non più di 10 minuti fa. Ci sono strutture per i detenuti psichiatrici? Sappiamo che insomma siamo lontani dagli anni passati, ma ci sono pure diciamo delle strutture intermedie dove si possano coniugare le esigenze della società, diciamo, e quelle di questi detenuti ad essere assistiti e controllati nel modo più giusto? Ma guardi, in realtà tutto è previsto, è ovvio che c'è la previsione normativa che dovrebbero stare all'interno delle REMS, che sono dei centri apposta per loro, ma non ci sono, non sono sufficienti. Noi oggi abbiamo, al dato aggiornato proprio ad ora, 460 detenuti psichiatrici che stanno nelle carceri perché le REMS non hanno posto, e questo detenuto nigeriano evidentemente rientra tra questi, ma questo evidenzia come l'amministrazione penitenziaria si disinteressi totalmente di che cosa succede nelle carceri italiane. Questo detenuto 2 giorni fa aveva già aggredito altri 2 agenti e il giorno prima addirittura una collega donna. Cioè, se ci troviamo con le mani legate, perché per prevedere misure di contenimento nei confronti dei psichiatri serve l'autorizzazione del medico, che non viene giustamente data perché non è un detenuto psichiatra. Per dire in soldoni, questi anche dopo l'episodio di oggi non potrà scontare nessuna pena, che il massimo della pena del carcere è 10 giorni di esclusione dall'attività in comune, neanche quella purtroppo. Bene, grazie al segretario del Sindacato di Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo per maggiori dettagli e commenti, e naturalmente non esiteremo a ricontattarla. E hanno manifestato ieri per la chiusura alle 18 prevista dall'ultimo DPCM, hanno chiesto qualche ora di lavoro in più i titolari di bar e ristoranti di Campobasso davanti al Consiglio regionale. La protesta di ieri, il presidente Micone ha preso l'impegno di portare le loro istanze al governatore Toma, e venerdì dovrebbe esserci un nuovo incontro, ma vediamo il servizio di Valentina Ciarlante. Sono amareggiati, delusi, scoraggiati, forse molti di loro non resisteranno a questa nuova chiusura, ma non potevano non sfogare tutta la loro rabbia per un decreto che reputano ingiusto. I titolari di bar e ristoranti di Campobasso si sono ritrovati davanti al Consiglio regionale in via 4 novembre per chiedere garanzie e una ripresa immediata. Si sentono bersagliati e non credono alle promesse. Tutto ciò accadeva proprio mentre il Consiglio dei Ministri approvava il cosiddetto decreto ristoro, dedicato proprio agli imprenditori che dal 26 ottobre sono costretti ad abbassare la saracinesca alle ore 18, o a chi, come i titolari di palestre e piscine, non potrà proprio aprire fino al 24 novembre. Ai bar il 150% di quanto ricevuto col primo sostegno a fondo perduto, ai ristoranti il 200%, il doppio, indennizzo di 800 euro ai lavoratori dello sport, e poi 6 settimane aggiuntive da utilizzare entro la fine di gennaio di cassa integrazione, proroga del blocco dei licenziamenti sempre fino al 31 gennaio, ma gli imprenditori non ci stanno e chiedono certezze. Chiediamo delle sicurezze per il futuro, perché attualmente non abbiamo nessun tipo di sicurezza, e poi soprattutto vorremmo chiedere al governo centrale, quindi tramite il governo locale, le motivazioni per cui le attività devono chiudere alle 18. E ci ritroviamo oggi a chiudere nonostante sono stati spesi fior di quattrini per adeguare i locali. Siamo ancora lì in attesa del click day. Cioè, e adesso ci vuoi far richiudere un'altra volta? E non mi dite, adesso la colpa non è la nostra, la colpa è dello Stato. Intanto per fare un tampone in una famiglia, per un bambino che ha un raffreddore, aspetta una settimana. Tutto aperto senza restrizioni, tutto chiuso, e vi dammi i soldi in 15 giorni. Ma in 15 giorni? Vogliamo solo qualche ora in più per lavorare, perché non è possibile, per chi ha sempre lavorato la sera, come i pub, bar, locali di questa tipologia, lavorare 6 ore al giorno di giorno. Dalle 9 alle 6 non ci danno la possibilità, probabilmente chiuderemo. Sarà una bella mazzata se non fanno qualcosa, cioè se ci fanno chiudere non ci sono fondi, cioè, non andiamo da nessuna parte. Non sappiamo più cosa fare, non abbiamo altre forme di introito, abbiamo solo questo, noi chiediamo semplicemente un po' di dignità. E come detto anche prima, noi oggi la dignità la riacquistiamo solo potendo lavorare. Tra i manifestanti anche alcuni titolari di palestre. In una settimana
sono state controllate in Italia dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri del NAS migliaia e migliaia di palestre. È il risultato che non ne hanno chiusa neanche una. La rappresentanza di imprenditori ha incontrato i consiglieri Manzo, Greco, Iorio e il presidente Micone, il quale ha assunto l'impegno di portare le loro istanze all'attenzione del governatore Toma. Nuovo incontro venerdì, mentre giovedì mattina i titolari di strutture sportive si ritroveranno alle 10.30 davanti alla prefettura del capoluogo. E aumenta ancora la curva del contagio in Molise, ieri altri 21 casi positivi. Quella di ieri è stata una giornata di lutto, due pazienti non sono riusciti a sconfiggere il virus. Le vittime ora sono 31 dall'inizio dell'emergenza. A livello nazionale, sempre ieri, il record di 22.000 contagi. Il servizio. Il Molise piange altre due vittime del coronavirus e registra ancora un aumento dei casi, più 21. Non ce l'hanno fatta un 87enne di Isernia che era giunto al Cardarelli poche ore prima dalla città Pentra e un 74enne di Macchia di Isernia. Entrambi erano ricoverati in malattie infettive, reparto che registra altri tre pazienti rispettivamente di Cantalupo nel Sannio, Cerce Maggiore e Colle d'Anchise. Quindi aumentano ancora i degenti che ora complessivamente sono 23, 13 della provincia di Campobasso, 9 di quella di Isernia e 4 sono in terapia intensiva. Sugli ultimi 470 tamponi processati dall'ASREM si è rilevata la positività di 3 persone di Campobasso, 3 di Isernia, 2 di Boiano, 2 di Guglionesi, 2 di Colletorto e 2 di Jelsi e solo in questo caso il tampone era stato richiesto dal medico curante e negli altri il riferimento è a cluster noti. E poi ancora un caso a Termoli, uno a Riccia, uno a Cantalupo, uno a Cerro al Volturno, uno a Montagano, uno a Palata, uno a Sant'Agapito. Qui il sindaco di Pilla ha preso una posizione forte contro la gestione dell'emergenza. Oltre ai 10 casi ci sono ben 5 famiglie con bambini che dallo scorso venerdì presentano febbre a 40, afferma il primo cittadino. Abbiamo dei focolai naturalmente che vanno accertati, ci sono delle positività e nell'interno di questi nuclei familiari si aspettano dei tamponi. Ripeto, l'ASREM mi ha comunicato ieri che tutto sarà fatto nel più breve tempo possibile, per tranquillizzare la popolazione. Naturalmente la situazione sta sotto controllo, sono contento che i miei concittadini sono delle persone responsabili, per cui da questo punto di vista sono rimasti a casa naturalmente volontariamente, mi hanno avvisato della loro il fatto che siano a casa e questo tranquillizza molto di più tutta la mia comunità. Anche a Isernia molti genitori continuano a lamentare la mancanza di notizie da parte dell'ASREM. In questa giornata di lutto l'unica buona notizia è relativa a 10 guariti, 2 sono del capoluogo, 3 di Boiano, 2 di Venafro, 1 di Termoli, 1 di Agnone e 1 di Colle d'Anchise. Gli attualmente positivi in Molise sono 711, mentre in quarantena ci sono 780 persone. A livello nazionale nuovo record negativo. Il picco dei contagi ha sfiorato il numero di 22.000, precisamente 21.994 nuovi positivi a fronte di 174.398 tamponi. Il sindaco di Isernia ha messo in isolamento la casa di riposo Maria Gargani fino all'esito dei tamponi che sono stati effettuati su ospiti e personale, questo perché appunto uno degli ospiti era risultato positivo. La responsabile della struttura si è commossa delineando la situazione ai nostri microfoni. Stiamo facendo turni interminabili, i miei collaboratori, ha detto, sono eroi. Il servizio di Nicola De Santis. Il sindaco di Isernia Giacomo D'Apollonio ha disposto per tutti gli ospiti e gli operatori della casa di riposo Maria Gargani l'isolamento cautelare fino all'esito dei tamponi eseguiti dalla ASREM con divieto di accesso alla struttura da parte di chiunque, ad eccezione di medici e operatori sanitari. L'ordinanza si è resa necessaria a seguito della positività al Covid di un anziano ospite della casa di riposo. Iniziamo da ieri pomeriggio, io insieme a 7 operatori, infermiere e operatori sociosanitari all'interno della struttura dopo l'ordinanza emanata dal sindaco, il dottor D'Apollonio, in virtù di un positivo, di un signore positivo al Covid-19. Uscito dalla nostra struttura, portato per altre patologie all'interno dell'ospedale di Isernia, è risultato al tampone, al pronto soccorso, prima il tampone rapido, successivamente il tampone
molecolare positivo al Covid-19. L'ASREM ieri pomeriggio ha sottoposto a tampone sia gli ospiti della struttura sia gli operatori sanitari. Io ieri mattina ho chiamato personalmente il dottor Florentano, che è stato estremamente disponibile e ha inviato immediatamente nel pomeriggio intorno alle 14.30 due infermiere che hanno eseguito i tamponi a tappeto su tutti gli ospiti della struttura e su tutti gli operatori. Intanto però già tre operatori sanitari hanno dovuto riscontrare la positività al Covid attraverso il tampone rapido. Il nostro personale, nel momento in cui abbiamo saputo del caso, abbiamo immediatamente, singolarmente, abbiamo deciso di farci fare dei tamponi immediati. Soltanto pochi sono riusciti a farli, perché poi non siamo riusciti più a reperirli, e tre del mio personale sono risultate tamponi rapidi positivi. Da lì io ho fatto una comunicazione al comune di Isernia, al distretto di Isernia e alla direzione a Campobasso, per chiedere appunto il tampone in maniera immediata, perché queste persone che hanno fatto il tampone sono persone comunque asintomatici, e per cui, per renderci conto un attimino della situazione che attualmente si trova all'interno della struttura. Il personale in isolamento si sta sottoponendo a turni massacranti, anche di 12 ore, pur di garantire agli ospiti continuità assistenziale. Io ho fatto un post stanotte definendoli eroi. Realmente eroi stanno facendo dei turni davvero difficili, orari difficili, dando ai nostri nonni tutta l'accortezza da un punto di vista sanitario, da un punto di vista infermieristico, da un punto di vista umano, perché un sorriso per loro è fondamentale, un tranquillo, andrà tutto bene in questo momento, che comunque sia l'aria è un'aria tesa, è estremamente importante, per cui sono veramente eccezionali, sia quelli dentro sia quelli fuori. Un uomo di origine rumena ma residente in provincia di Isernia aveva deciso di trascorrere la giornata a Montenero di Bisaccia, ma aveva portato con sé un'ascia senza alcun motivo che lo giustificasse. Questa singolare passeggiata del 34enne che impugnava l'arma non è sfuggita però all'occhio dei militari della stazione Carabinieri di Montenero, che impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato anche alla prevenzione di furti e reati contro il patrimonio, lo ha notato e lo ha fermato immediatamente per sottoporlo a un controllo più accurato. È stato denunciato. E continua l'attività dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Campobasso contro lo spaccio di droga. Questa volta è stata assicurata alla giustizia un'altra persona che era appunto dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, e un minore che portava in giro un coltello a serramanico. Per quanto riguarda l'operazione antidroga, il giovane di Campo di Pietra, che era in trasferta a Campobasso, è stato fermato a un posto di controllo e trovato in possesso di 4 dosi di stupefacenti, marijuana in particolare, pronta per la cessione ai giovani del posto, per un totale di 10 grammi. Nell'abitazione del giovane, a seguito della perquisizione, è stato ritrovato anche un bilancino di precisione e i resti della busta di colore verde biodegradabile utilizzata per confezionare le dosi che sono state sequestrate. Torniamo a Isernia, a margine del Consiglio provinciale Alfredo Ricci si è detto preoccupato per l'aumento dei casi di Covid sul territorio pentro e ha rilanciato il tema del Santissimo Rosario. Infine, sul Sente ha dichiarato di aver inviato all'ANAS il responso definitivo dell'ente di Via Berta. La vera sfida, ha concluso il presidente della provincia di Isernia, è reperire i fondi per la messa in sicurezza della struttura e il servizio. Al termine del Consiglio provinciale di Isernia, il presidente Alfredo Ricci non ha nascosto la propria preoccupazione per l'aumento dei contagi sul territorio pentro. Io non sono troppo fiducioso rispetto ad interventi di queste settimane e di questi giorni a cui abbiamo assistito da parte del governo rispetto ad una serie di restrizioni, però credo anche nel contempo che una qualche strada, una qualche limitazione va adottata. Ecco, i comportamenti individuali possono essere davvero la svolta, l'ho sempre pensato, lo penso ancora di più in questo periodo. Ricci ha poi rilanciato il tema del Santissimo Rosario, che a suo avviso deve tornare ad essere un riferimento per la sanità pubblica.
come con la creazione di un poliambulatorio, potenziando la lungodegenza, ma soprattutto con la realizzazione di un punto di primo intervento. L'ospedale di Venafro, diciamo, non è un centro Covid, è però una struttura importante nell'attuale sistema sanitario regionale, lo può essere ancora di più in un sistema di sanità pubblica che ponga appunto la sanità pubblica al centro dell'attenzione e che possa essere oggetto di ripensamento una volta che sia superata questa fase di emergenza in cui ci siamo resi conto del fatto che probabilmente troppi errori sono stati commessi in passato nel fare tagli al sistema sanitario pubblico e qualche volta nell'avvantaggiare in misura scriteriata il sistema sanitario nelle strutture private. Oggi in questo contesto il Santissimo Rosario deve essere rilanciato non solo creando un ambulatorio polispecialistico che sappia dare delle risposte, non solo cercando di dare dei servizi importanti sulla lungodegenza, ma anche in prospettiva l'obiettivo principale che abbiamo è quello di installare a Venafro un punto di primo intervento. L'emergenza deve avere delle risposte e delle risposte per il territorio e per l'intero territorio regionale. Sul Sente Ricci ha annunciato importanti novità. Ieri ha inviato il responso definitivo della provincia ad ANAS. Ora la vera sfida, ha concluso, è il reperimento dei fondi per la riapertura in sicurezza dell'infrastruttura. E tuttavia la vera sfida è quella del finanziamento dei lavori. Questo bisogna dirlo. Il finanziamento che è stato concesso a suo tempo alla provincia è un finanziamento che è insufficiente per realizzare quegli interventi che il provveditorato alle opere pubbliche ha ritenuto necessari nel luglio del 2019. Io allora non ero ancora presidente, mi sono ritrovato questa eredità. Ecco, la vera sfida che bisogna lanciare e che bisogna raccogliere politicamente e il vero terreno su cui io chiedo la collaborazione di tutti i soggetti politici presenti sul territorio è quella di avere nuovi finanziamenti certi da parte del governo ai lavori che dovranno essere realizzati sul viadotto Sente. La riapertura di quel viadotto deve essere una priorità per tutti, ma una priorità rispetto alla quale ognuno deve fare la sua parte. La provincia la sua parte la sta giocando fino in fondo, auspico e mi attendo che anche gli altri enti e gli altri soggetti politici facciano lo stesso. Il Consiglio regionale del Molise ha approvato ieri a maggioranza la proposta, che quindi è diventata legge, per valorizzare e utilizzare anche a scopo commerciale e turistico il trabucco molisano con eventi culturali, manifestazioni di promozione anche dei prodotti ittici locali. Il testo introduce perciò anche la possibilità per i titolari di svolgere attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande con uso di prodotto ittico pescato dal trabucco stesso. In Molise c'è un solo trabucco, il piano prevede la possibilità di costruirne altri 5 sulla costa molisana che andranno a completare la parte di litorale già valorizzata con la costruzione del nuovo lungomare. La norma stabilisce che la Regione persegua la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della costa, promuovendo quindi l'utilizzo dei trabucchi nel rispetto della loro naturale destinazione. Soddisfatta Ida Romagnolo, relatrice della proposta, che ha ringraziato i proponenti, l'ex consigliere regionale Nico Romagnolo e l'attuale Armandino D'Egidio, tutti i componenti della terza commissione che hanno seguito i lavori e i consiglieri che hanno sostenuto e votato il testo. E si avvicina la festività della commemorazione dei defunti, una partecipazione sentita di solito dalla popolazione e per questo il sindaco di Montaquila Marciano Ricci invita i cittadini a recarsi presso i cimiteri comunali durante le festività di commemorazione dei morti nel fine settimana prossimo, osservando però rigorosamente alcune prescrizioni. È fatto obbligo a tutti i visitatori di presentarsi al cimitero, ricorda il sindaco, dotati di mascherina che copra naso e bocca, evitando categoricamente la formazione di assembramenti, rispettando quindi il distanziamento sociale, avendo cura di recarsi esclusivamente presso la tomba dei propri cari e restando nei cimiteri per non più di 10-15 minuti. In questo momento di particolare ripresa dei contagi, sottolinea il sindaco di Montaquila Ricci, è necessaria la collaborazione di tutti per salvaguardare la salute di tutta la comunità anche in queste giornate di grande significato emotivo e affettivo verso i nostri cari defunti. Adesso le previsioni del tempo.
Previsioni del tempo per giovedì 29 ottobre. Un campo di alta pressione abbraccia la regione garantendo tempo stabile e soleggiato, venti deboli, mare mosso. Queste le temperature nel dettaglio: Campobasso minima 9, massima 19 gradi, Isernia minima 8, massima 18 gradi, Termoli minima 18, massima 20 gradi, Venafro minima 10, massima 18 gradi. Ci fermiamo come sempre per qualche secondo, ma torniamo fra pochissimo con lo sport. Il Campobasso sogna coi gol di Bontà, Esposito e Cogliati. Franco Presutti ha intervistato il bomber milanese. Sentiamo. Pietro, complimenti anche per il gol, per la prestazione in generale. E come diceva Franco De Santis prima, 14 gol e uno solo subito, tra l'altro sul rigore. Ecco. E quindi un bottino davvero importante, e oggi avete mantenuto alta la concentrazione anche al risultato acquisito. Sì, è un bottino soddisfacente, però è una squadra che è stata costruita comunque per vincere, un gruppo che è stato tenuto apposta per partire forte con gente che già si conosceva, quindi non dobbiamo comunque sederci, cioè deve essere comunque un punto di partenza per quelle partite che devono ancora arrivare, magari con squadre che vogliono lottare ancora per il primato. E l'obiettivo di queste partite, quando si mettono bene, comunque che hai il pallino del gioco e stai vincendo e tutto, è mantenere la concentrazione, perché l'anno scorso ci insegna, come col Fiuggi, che un 3-0 si è andato a pareggiarla all'ultimo, e sono stati punti che si sono rivelati anche fondamentali per la stagione passata. Quindi l'obiettivo di queste partite appunto è riuscire a mantenere la concentrazione e il ritmo alto anche nei minuti finali. E per una squadra che deve acquisire una mentalità vincente, deve avere sempre l'idea in testa che sei sullo 0-0, cioè devi giocare per vincere. Anche perché se incominci a non giocare per vincere, magari a mantenere il risultato e così, è un attimo che magari abbassando baricentro, abbassando l'idea di andare sempre avanti così, è un attimo e rischi magari di fare quell'errore lì che poi ne porta un altro, che ne porta un altro, e poi rischi di compromettere partite che magari sembrano chiuse da fuori e tutto, e invece noi dobbiamo andare forti perché siamo capaci di fare quello, siamo bravi ad andare a pressare alti e abbiamo soprattutto le qualità fisiche anche per permetterci. Franco De Santis, con gli altri 3 gol, quasi 2, ma c'è Bontà super. Quest'anno il capocannoniere indiscusso. Sì. Vabbè, noi lo prendiamo in giro in spogliatoio, non posso dirlo durante l'intervista quello che penso, quindi no, Bontà è un ottimo giocatore e adesso appena cioè è paradossale, però comunque si sta anche ha avuto dei problemi durante questo inizio campionato, quindi sono davvero contento comunque che stia facendo gol, stia facendo bene. Ha un colpo di testa che è incredibile e l'ha dimostrato l'anno scorso, lo sta dimostrando quest'anno, e ogni tanto lo prendiamo in giro appunto che lui fa la punta insieme a me, in realtà giochiamo a due davanti e c'è povero Kevin che deve coprire tutto il campo a posto suo, però in realtà sta facendo un gran campionato. La gara fra Olimpia Agnonese e Vastese in programma domenica all'Aragona è stata rinviata, è una notizia dell'ultima ora, poi maggiori dettagli nelle prossime edizioni. Ma intanto mister senigallese è orgoglioso per il primo punto stagionale conquistato dai suoi ragazzi. Possiamo giocarcela quasi alla pari con tutti, i dettagli nel servizio. È una squadra diversa da quella vista all'opera nelle prime 4 giornate di campionato. Ora l'Olimpia Agnonese può davvero sperare di raggiungere la salvezza. Certo, la strada è ancora molto lunga, ma i segnali giunti dal derby di domenica scorsa contro il Vasto Girardi sono molto incoraggianti. Assolutamente sì, ma non per il risultato. Per la prima volta siamo nelle condizioni di poter lottare, non so se contro tutte le squadre, ma contro le squadre medie di questo campionato. Abbiamo avuto un calendario complesso,
adesso sono arrivati dei ragazzi che sono comunque importanti e ci danno anche dei cambi. Abbiamo giocato contro un avversario di ottimo livello e lo ha dimostrato nelle partite precedenti, però siamo stati tosti, lucidi, abbiamo fatto le cose come dovevamo e alla fine sono molto molto contento, nonostante chiaramente la delusione del gol preso al 90esimo, consapevole e con rispetto che il risultato è giusto. Ora toccherà a Senigallesi assemblare un gruppo che fino ad ora aveva sofferto maledettamente la categoria. La squadra gioca bene ma deve migliorare in fase difensiva, essere più compatta e raggiungere una condizione atletica perfetta che le permetterebbe di aggredire gli avversari dall'inizio alla fine. L'organizzazione è data comunque dalle idee di un tecnico ma soprattutto dalla qualità dei giocatori. La società mi ha alzato la qualità dei giocatori, automaticamente è lievitata anche l'organizzazione di squadra, perché certe gestioni non possono essere predeterminate, perché il calcio è uno sport di situazione che muta continuamente e solo se hai giocatori capaci di gestire i momenti della partita fanno sembrare tutto più facile nell'organizzazione. Infine il basket di Serie 1, la Molisana Magnolia Campobasso si gode il successo ottenuto contro Battipaglia, vittoria che cementa il gruppo, dice la veterana Sofia Marangoni. Allora Sofia, ovviamente risultato molto, molto ampio, vittoria diciamo mai in discussione. E volevo sapere come stai tu e il tuo stato d'animo insomma dopo questa gara. Sono molto contenta, sono i primi due punti casalinghi e soprattutto siamo in una situazione, arriviamo e siamo in una situazione molto delicata, abbiamo diversi infortuni, diverse problematiche, quindi è una vittoria che porta umore, porta squadra, porta unione, e quindi sono veramente contenta di far parte di questa squadra. Come avete svolto gli allenamenti in queste settimane un po' particolari per quanto riguarda i vari infortuni? Sono state tutte settimane difficili perché per gli infortuni ci siamo trovati anche in otto e per altri problemi anche ci siamo trovati in otto a affrontare allenamenti, quindi è stato proprio difficile. In otto è difficile costruire un'identità in attacco, in difesa e quindi siamo stati in difficoltà, ma siamo riusciti comunque a compattarci le poche che potevano entrare in campo e vincere. Tifo caloroso nonostante insomma le limitazioni, ora però il nuovo DPCM non consente più il pubblico e quindi questo è un altro fattore sicuramente negativo. Negativo per tutti perché vuol dire che il virus non diminuisce, è negativo per noi atlete perché giocare con spalti vuoti è triste, è negativo per i nostri tifosi che vorrebbero essere presenti e supportarci molto di più, ma non è possibile, quindi bisogna andare avanti piano piano, a navigare un po' a vista e adattarci a tutto ciò che arriva. Io personalmente ho detto più di una volta che li amo i nostri tifosi, quindi sono la prima dispiaciuta non vederli sugli spalti. Senti, un'ultima cosa Sofia, ora si va in Sardegna. Sì, andiamo a Sassari sabato, una squadra che sta facendo molto bene, non si pensava, sono un ottimo gruppo, hanno una grande identità di squadra e noi dobbiamo fare una settimana, anche se saremo in poco, adesso non lo so, compatte come questa e unite con un unico obiettivo perché bisogna portare a casa i due punti. Era l'ultimo servizio per questa edizione dell'informazione su Teleregione. Grazie per averci scelto. Torniamo alle 19:30.